Qui Radio Londra, Aldo dice 26 per 1. Oggi ci rivolgiamo direttamente alla signora Ilaria Capua. Ciao Ilaria, sono le 6 del mattino. Mi sono alzata pensando a te. Allora, la signora Ilaria Capua è la virologa che vive in Florida e lavora presso l'Università della Florida, quotidianamente ci manda un suo messaggio sul web e in particolar modo viene promossa da Qui Finanza. E perché non dovrebbe essere Qui Finanza a promuoverti, Ilaria, quando andando a vedere sul sito di Bill e Melinda Gates si possono trovare tutti i finanziamenti che quella fondazione ha fatto sia nel passato che nel presente? Io qui vedo pagine e pagine, mia cara, ne vedo solo 5, una lunga lista che va oltre indietro nel tempo. Cara Ilaria, io lo so che Bill e Melinda soltanto nel 2020 ti hanno finanziato l'università dove lavori per quasi 2 milioni di dollari. Premesso questo, mia cara Ilaria, suppongo che a te non te ne frega proprio un fico secco di noi italiani. Intanto dovresti ringraziarci, perché se hai ottenuto i titoli di studio, li hai ottenuti in Italia, e gli edifici dove tu li hai ottenuti questi titoli di studio, ma lo sai chi ha pagato? Noi, la classe operaia, pagando le tasse. Poi tu naturalmente sei stata una brillante studentessa, non lo si mette in dubbio, sicuramente i tuoi familiari avranno fatto anche grandissimi sacrifici per farti studiare, e di questa cosa io ne ho rispetto. Non ti conosco, Ilaria. Io non lo so da che quale classe sociale arrivi tu, so da quella dove arrivo io. E quindi, mia cara Ilaria, io in questi giorni continuo a leggere di tuoi interventi su quello che ci sta capitando e ti leggo questo. Covid, chi fa il vaccino può ancora contagiare? La risposta di Ilaria Capua. La virologa italiana ha risposto ad alcune domande sul vaccino contro il coronavirus, spiegando se si è contagiosi dopo la profilassi. Ilaria Capua, ricercatrice e direttrice del One Health Center dell'Università della Florida, ha fatto chiarezza sul vaccino contro il Covid. Chi si vaccina contro il coronavirus non si ammala, ma si può infettare lo stesso e trasmettere la malattia se non porta la mascherina. Quando si vedrà l'effetto della vaccinazione, anche i più scettici lo faranno, ha spiegato l'esperta in collegamento con il salotto televisivo di martedì condotto da Giovanni Flores. Oh, Ilaria, nei salotti conversate. Andiamo avanti. Chi si vaccina per il Covid può ancora trasmettere il virus. Aspetta un attimo, Ilaria. Allora io forse non ho capito qualcosa. Spiegami meglio. La virologa ha dichiarato che esistono pochissimi vaccini che danno immunità sterile, cioè tali che, se incontro il virus, sono totalmente impermeabile. Nel mondo reale, se io sono vaccinato, ho una barriera che mi protegge dall'effetto nocivo del virus, ovvero della malattia. Ma da vaccinato posso andare in giro come se fossi sicuro al 100%? La risposta è no! Quando si parla di efficacia, si fa riferimento alla malattia. Ah! Per spiegare meglio il concetto, la virologa ha fatto l'esempio di una persona che si vaccina contro il Covid. Non si ammala, ma può infettarsi e trasmettere quell'infezione se non indossa la mascherina. Ilaria, tu mi devi fare capire la differenza tra infettarsi e ammalarsi. Perché a casa mia sono la stessa cosa.
Ma io sono ignorante, Ilaria, c'ho la terza media, hai ragione. Tu invece che lavori alla University of Florida, pagato da Bill Gates, sicuramente ne sai più di me. Andiamo avanti, andiamo avanti. Il vaccino Covid sicuro, ma non protegge al 100%. Il vaccino non è efficace al 100% contro l'infezione, ma la riduce drasticamente. Non è che quando arriverà il vaccino saremmo liberi tutti come se niente fosse, ha sottolineato Ilaria Capua. Quindi tu, dalla Florida, Ilaria, mi stai dicendo che io qua in Italia, se anche mi faccio il vaccino, poi non sarò libera di togliermi la mascherina? Fammi capire, Ilaria, fammi capire. Anche perché, ha sottolineato Ilaria Capua, ci vorranno mesi per vaccinare tutta la popolazione. Servirà un'organizzazione molto ben pensata. Saranno eventualmente necessari anche un piano B e un piano C. Il vaccino non è la panacea, è uno degli strumenti che ci accompagneranno al di là della pandemia. Sta bene in Florida, vero Ilaria? Com'è la tua casa? Com'è la tua villa? Dai, con tutto quello che ti paga il bill, io me la immagino. Tutta vetri, sulla spiaggia, il mare che ti sraborda lì sotto le finestre. E da lì tu mi dici questa cosa qua? Andiamo avanti. La virologa ha spiegato anche che intende sottoporsi alla profilassi anti-Covid. Io lo farò e mi farò anche una foto, ma aspetterò il mio turno. Non sgomiterò per avere il vaccino prima di altri, perché ci sono persone che vanno tutelate prima delle altre. Il vaccino non ci sarà per tutti e quindi bisognerà fare in modo che tutte le categorie più a rischio lo facciano. Questo è un esercizio di grande responsabilità collettiva. Ehi bella, allora tu stai in Florida, quindi stai parlando della tua collettività della Florida o della mia italiana? Perché qua in Italia ci pensiamo noi, Ilaria, ci pensiamo noi. Andiamo avanti. Vaccino obbligatorio per Covid. Capo afferma. Lo faranno anche gli scettici. Riguardo la possibilità che il vaccino contro il Covid diventi obbligatorio in Italia, Ilaria Capua ha sottolineato che, aperte virgolette, quando si vedrà che la vaccinazione tutela veramente la salute pubblica, diventerà assolutamente volontaria anche da parte dei più scettici. Ehi, Ilaria! Sono una scettica. Scusami un attimo, io cerco di trovare un senso nelle cose che dici, ma se da una parte mi dici che non mi ammalo più ma posso infettarmi e devo continuare a mettere la mascherina, dall'altra come mi fai a dire che tutelerà la salute pubblica? E che io vedrò questa cosa? Eh no, Ilaria, non sei riuscita a convincermi. Di una cosa però mi hai convinto. Che non serve a niente avere delle lauree, dei master, che non serve a niente avere tanta cultura se non la usi per aiutare i più deboli, se non hai compassione, se non sei in grado di mettere a disposizione tutte le tue conoscenze per aiutare gli altri, non per fare del male agli altri. Ilaria, Ilaria, guarda, te lo dico da casalinga. Stai in Florida, eh? E fatti una bella padellata di cazzi tuoi. Ciao, ciao. Qui Radio L'Ombra, Aldo dice 26 per 1.